Successo di presenze, la tre giorni di festa degli gnocchi a Cese di Pretoro. Con il ragù allo zafferano, gli gnocchi rigorosamente ammassati a mano e al momento hanno spadroneggiato in mezzo a frittelle, salsicce e arrosticini. A realizzare il piatto tipico della cucina abruzzese è stato uno squadrone di donne che ha ammassato incessantemente per tre giorni senza mai perdere il sorriso e per darsi una marcia in più ha intonato i canti della tradizione. Nati, farina e uova e mani di tutte noi che li stiamo facendo. A me piace, i primi anni venivo a guardare e poi ho continuato e sono venuta qui. Qua li fanno buonissimo e sono fatti a mano e conosciamo come li fanno e quindi ci veniamo sempre, tutti gli anni. Tutti gli anni? Tutti gli anni, è una tradizione. A casa li fa gli gnocchi? Così come fanno loro, a mano con le patate. E questa sera viene qui per farsi coccolare un po'? Un pochino sì, perché sembra a casa a cucinare, non si può stare insomma. Bella, è bene pure ben organizzata, quest'anno proprio... È molto bello perché essendo io del paese vedo che c'è molta organizzazione e si spinge sempre ad avere una sagra sempre più innovativa, con organizzazione sempre meglio, cerchiamo sempre ogni anno di migliorarci e non di peccare sempre sugli stessi errori. Mauro sta cucinando gli gnocchi. Parliamo della cottura di questi gnocchi, quanto tempo ci vuole per cuocersi? La norma dice che quando risalgono sono pronti, però? Un minuto o due si vengono tolti quando risalgono, gli do una riaffogata e poi... Quindi li tieni sott'occhio, dopodiché... Gli tolgo. Sono quasi cotti, allora aspettiamo per vedere che li tiri fuori? Sì, 5 minuti mango e li togliamo. Va bene. Angelo, qual è il segreto per cuocere un buon arrosticino? Piano piano si cuociono. Li dovete girare uno ad uno ed anche piuttosto spesso? Mutano uno e spesso, sì. Si mette... Perché altrimenti che cosa può succedere? Sì, si possono tutti quanti. E la fiamma prende fuoco? La fiamma prende fuoco, sì. E si salano alla fine, scusami Ed è pronto il cartoccio. Il cartoccio da 10. Ma sono già salati, li avete salati? All'ultimo minuto di cottura? All'ultimo minuto di cottura, a fine cottura si salano. Quanti minuti occorrono per cuocere un arrosticino, diciamo, con un fuoco di questo genere, con una brace di questo genere? 8 minuti. 8 minuti. Questa sera quanti ne avete fatti di arrosticini? Migliaio e ieri sera 4.000. Quindi sta andando bene questa festa degli gnocchi, ma non solo, perché c'è l'arrosto, c'è l'arrosticino, c'è di tutto, pizze fritte, tutto, c'è un po' di tutto. Poi l'importante poi sta insieme. Sembra che la gente abbia raccolto, ecco, sta mettendo Angelo, sta mettendo i nuovi 10 arrosticini, sono morbidi. Vengono da Tornimbarte, quindi dalle di Tornimbarte, tutta roba locale, chiaramente. Sì. Quanto va ancora l'arrosticino? Va molto ancora, sì, vabbè, ma è il piatto tipico, diciamo, l'alimento tipico dell'Abruzzo, diciamo. È un piatto tipico abruzzese. Ecco che sta togliendo. Eccoli 10. Qua, pronti? Ottimo. 10, li incartiamo. Facciamo l'assaggio in diretta? Allora l'arrosticino si prende così, si tira. Tenerissimo, fantastico, bravi, veramente bravi. I wanna lock in your love.